Manfred? Manfred? C'è nessuno? Salve, Manfred. Chi è? Scott. Scott Shelby. Ti ricordi? Scott? Scott! Oh, ma sì, certo! Lieto di vederti. Quanto tempo? Circa 10 anni, credo. Oh, alla mia età il tempo non significa granché. Io riparo orologi, ma il tempo cerco solo di dimenticarlo. E tu? Sei ancora nella polizia? Oh, no, ho mollato. Ora sono un investigatore. Lei è Lauren, è un'amica. Salve. Buongiorno, signorina. Beh, io dico che dobbiamo festeggiare. Ho giusto qualcosa. Aspettate. Sono sicuro di avere una bottiglia di scotch qui, da qualche parte. È bello rivedere Manfred. Scott, lo faresti un favore a un povero vecchio? Digli di richiamare questo pomeriggio. Certo, subito. Pronto? Sì, è il negozio di Manfred, ma ora non può rispondere. Potrebbe richiamare nel pomeriggio? Grazie. Allora, ai vecchi amici. Le piace? Sì, è bellissimo. È uno Stradelli, fabbricato a Venezia nel XVIII secolo. Ed è uno dei miei pezzi preferiti. Dimmi, Scott, cosa ti porta qui, dopo tutti questi anni? Vorrei che tu dessi un'occhiata a una busta. Forse potresti dirmi qualcosa sulla macchina usata per scrivere l'indirizzo. Vediamo un po'. Potresti passarmi la lente d'ingrandimento vicino alla cassa? Grazie. Certo, subito. La mia vista diventa sempre più debole. Grazie. Adesso vediamo un po' che cosa ha da dirci questa busta. Una Royal 5. Sì, certo. La forma della T e della F è tipica di quel modello. Prodotta tra il 1907 e il 1924. Sì, non c'è alcun dubbio. È una Royal 5. Ci sono molti posti che effettuano queste riparazioni? Ho comprato dall'azienda l'intero stock dei pezzi di ricambio per una miseria. Nel 64. Li avrebbero portati in discarica, così li ho presi io. Chiunque qui in zona abbia una macchina del genere funzionante è sicuramente passato da me, o passerà prima o poi. Tieni un registro dei tuoi clienti? Oh, sì, certo. Beh, se non altro di quelli che pagano. Potrei dare un'occhiata al registro? Sì, ma certo. Tengo i miei libri contabili nell'ufficio.
Se non siete di fretta, ho un elenco di tutti i clienti che hanno comprato una Royal 5 o ne hanno portata una a riparare. Sì, ci sarebbe molto utile. Oh, lieto di aiutare. Dammi 2 minuti e torno immediatamente con la lista. Credi che l'assassino sia stato qui? Se ha una macchina da scrivere degli anni 20, forse ha avuto bisogno di Manfred per sistemarla. Lo sapremo quando avremo la lista. Lauren pensa di aver quasi scoperto l'assassino. Mi spiace per lei, ma resterà parecchio delusa. Pronto? Manfred? Pronto? Ho inoltrato la sua segnalazione, mandiamo lì una pattuglia. Signore, mi servirebbero i suoi dati. Signore, pronto? Oddio. È morto. Povero vecchio, non si meritava di finire così. Scott! Oh mio Dio! Che fai? Chiamo la polizia. È già stata chiamata dall'assassino. Siamo il suo capro espiatorio, capisci? Dobbiamo andarcene da qui. Che vuoi dire? Non c'entriamo nulla con la sua morte, ci trovavamo qui e basta. Non abbiamo molto tempo per trovare Sean Mars. L'ultima cosa che voglio è perdere una giornata alla polizia a spiegare l'accaduto. Allora, cosa facciamo? Tieni d'occhio la porta. Io cerco di togliere tutte le impronte che abbiamo lasciato. Facciamo in fretta. La polizia sarà qui a minuti. Che fai, Lauren? Se entra qualcuno, finiremo nei guai. Sono i suoi libri contabili. Forse cercava i proprietari delle Royal quando è morto. Lascia perdere, dobbiamo andarcene subito. Manca ancora molto. Potrebbe arrivare la polizia. Ho quasi finito. Ci siamo, ecco fatto. Hai tolto tutto. Quello che ho potuto. Non dovrebbero riuscire a rintracciarci. Forza, andiamo.
riporto a casa, è troppo pericoloso. Scordatelo. Siamo soci, giusto? Abbiamo un patto. Loren, lo so che vuoi trovare l'assassino, ma non è mettendoti in pericolo che mi aiuterai. Non sono una bambina. So quello che devo fare. Troverò chi ha ucciso mio figlio e tu non mi fermerai. Adesso tu fai la brava e te ne ritorni a casa e mi lasci continuare le indagini. Ferma la macchina. Come? Ferma questa cazzo di macchina! Aiutare a trovare il bastardo che ha ucciso il mio Johnny, farò da sola. Questa ragazza è testarda come un mulo. Non molla proprio, eh? Non posso lasciarla così. Farebbe qualsiasi cosa pur di trovare l'assassino di suo figlio. Tutta colpa mia. Non avrei dovuto lasciarla venire con me. Loren! Merda. Non ho altra scelta. Diciamo che lo faccio... Mi manca. Mi manca così tanto. Darei qualsiasi cosa per poterlo riabbracciare.